a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo con la cronaca. Andiamo in Versilia, esattamente a Forte dei Marmi, dove è stato ritrovato senza vita il 18enne scomparso dopo un tuffo dal pontile. Vediamo il punto nel servizio. È stato ritrovato a metà pomeriggio, a largo, vicino alle boe, il corpo senza vita di Yones Akvasi Aboaige, il 18enne di origini aghanesi, scomparso nel mare dopo un tuffo dal pontile di Forte dei Marmi domenica pomeriggio. Sono stati sommozzatori a trovarlo, all'altezza del bagno Concetta, pochi stabilimenti a levante del pontile, 24 ore dopo essere stato inghiottito dal mare, spegnendo qualsiasi speranza sul destino del ragazzo, arrivato in Versilia da Parma, dove risiedeva con la famiglia, insieme ad un gruppo di amici. Le ricerche, andate avanti per tutto il giorno, non avevano portato novità, nonostante l'acqua limpida e l'assenza di onde. La dinamica dei fatti resta tuttavia ancora al vaglio dei carabinieri di Forte dei Marmi, che stanno conducendo le indagini, ascoltando i compagni e i familiari. È escluso al momento che il ragazzo sia stato spinto. Il tuffo dalla balaustra in testa al pontile sarebbe stato volontario. Meno chiare invece le motivazioni del gesto. Né il ragazzo né i suoi amici, da quanto appurato, sapevano nuotare. E poi il mondo suo con le mani alzate e poi andava sotto. E i suoi amici invece di dargli la giambella sono andati a chiamare i bagnini. Ma se siano dati salvi, se non siano dati. Le ricerche, con il coordinamento effettuato dalla Direzione Marittima della Toscana di Livorno, sono state eseguite sia con l'impiego di elicotteri che sulla superficie, con motovedette della Guardia Costiera e l'impiego di sub dei Vigili del Fuoco, dell'Associazione Sommozzatori Forte dei Marmi, che hanno scandagliato il fondale. Quella dei tuffi dal pontile del Forte è un'usanza diffusa da sempre fra i giovani, benché sia vietata da un'apposita ordinanza del Comune dal maggio del 2011. Dopo questa tragedia, sono in molti a chiedere all'amministrazione di potenziare i controlli, così come la cartellonistica che evidenzi bene il divieto di tuffarsi. È scomparso all'età di 91 anni il grande Ennio Morricone, una perdita davvero forte per l'Italia e per il mondo intero. L'ultimo concerto l'aveva tenuto a Lucca. Vediamo. È scomparso all'età di 91 anni il maestro Ennio Morricone, compositore, autore delle più celebri colonne sonore del cinema e vincitore di 2 premi Oscar. L'ultima sua esibizione in pubblico fu quella dello scorso anno sul palco del Lucca Summer Festival, allestita all'ex Campo Balilla. Una serata indimenticabile che adesso entrerà definitivamente nella storia, essendo stata l'ultima occasione di vedere la sua bacchetta dirigere l'orchestra nell'interpretazione dei suoi più grandi successi, da C'era una volta in America al Nuovo Cinema Paradiso, solo per citare brani che gli sono valsi le statuette dell'Academy Awards. Poco prima del concerto di Lucca, al maestro venne consegnato il Coriandolo d'Oro. Il premio, istituito nel 2012, vuole omaggiare personalità di rilievo nel mondo dell'arte, della cultura, dello sport e dello spettacolo che abbiano legato la loro storia personale o professionale al Carnevale Viareggino o che ne abbiano condiviso, attraverso il loro percorso di vita o di lavoro, lo spirito più genuino e profondo. E il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Giuseppe Rea, più conosciuto come Pino Rea, giornalista ANSA fino a metà anni 2000, ed è morto ieri sera in ospedale a Firenze dove era ricoverato. Ma è stato soprattutto un giornalista di punta della cronaca giudiziaria, si è occupato delle inchieste sul terrorismo in Toscana fino alle indagini sui delitti del mostro, dalla strage mafiosa dei Gergofili fino ai rapimenti. È stato però anche impegnato nel sindacato, è stato presidente dell'AST e del gruppo Cronisti e anche consigliere nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana. Naturalmente le nostre più sentite condoglianze. E Matteo Salvini sarà oggi ad Arezzo, ci sarà anche Rossi, anche altri personaggi. Facciamo il punto nel servizio. Arezzo torna ad essere il centro della politica nazionale almeno per un giorno. Martedì saranno in città per una conferenza stampa alle 17 in comune il leader della Lega Matteo Salvini e la candidata per la guida della regione toscana Susanna Ceccardi. Sarà anche il giorno di Enrico Rossi, il governatore uscente della regione toscana, parteciperà alla presentazione dei progetti per gli ospedali di Cortona, Bibbiena, San Sepolcro e Arezzo. L'incontro, che sarà all'auditorium del San Donato, vedrà il direttore generale D'Urso relazionare sul
sul progetto. Oltre a Rossi interverrà nel dibattito anche il sindaco Ghinelli. Il sindaco sarà quindi nello stesso giorno impegnato su due fronti, uno all'auditorium e l'altro a Palazzo Cavallo, dove Salvini lancerà la sua campagna elettorale. Era il 28 maggio del 2015 quando un Salvini, all'epoca in grande ascesa, ma lontano dalle percentuali di oggi, si presentò in piazza Risorgimento a sostegno del candidato a sindaco Ghinelli. Indossava una maglietta con scritto Lega Nord. Al palco era appesa una bandiera del Granducato di Toscana. Insomma, ancora erano lontani i tempi in cui lo stesso Salvini ha cambiato immagine e strategia della Lega. Nel 2018, colore blu e scritta Salvini Premier davanti alla sede di Banca Etruria. Al suo fianco aveva l'assessore Tiziana Nisini, poi eletta senatrice, in quella tornata elettorale che diede inizio alla cavalcata della Lega. È molto probabile che il leader della Lega, da qui alle prossime elezioni, che probabilmente si terranno il 20 settembre, capiterà di frequente nell'Aretino per sostenere la candidata alla guida della regione toscana, ma anche per il voto amministrativo ad Arezzo, l'unico in Toscana, uno dei pochi in tutta Italia. Sciopero da stamattina alle 6 a Livorno dei dipendenti della Fratelli Neri, l'azienda dei rimorchiatori del porto. C'è un presidio dei lavoratori al varco portuale Valessini. Lo sciopero prosegue fino alle 18, saranno però garantiti i servizi minimi essenziali come previsto dalla legge. La riorganizzazione del servizio di rimorchio determina il taglio giornaliero di due rimorchiatori, quindi un duro colpo per l'occupazione. Parliamo di 70 dipendenti operativi a Livorno che dovranno poi ricorrere agli ammortizzatori sociali. Il sindacato lamenta una indisponibilità assoluta da parte della Fratelli Neri a trovare una soluzione per ricomporre la vertenza e quindi andranno avanti con la protesta. E ora parliamo di un nuovo servizio a Firenze per ridurre la plastica, si chiama Stoviglioteca. Vediamo. Una stoviglioteca è un nuovo servizio che lanciamo insieme allo sportello Eco Eco del Comune di Firenze, insieme a Villa Bracci, per ridurre l'utilizzo della plastica monouso e ridurre ancor più l'utilizzo la produzione di rifiuti. Questo è infatti un progetto che va nella direzione di eliminare la produzione di rifiuti, quindi il cosiddetto zero waste, in modo tale da sensibilizzare la cittadinanza anche in occasione di feste, compleanni, manifestazioni, ad utilizzare delle stoviglie, delle posate che il Comune darà incomodato d'uso gratuito e che poi dovranno essere riportate allo sportello Eco Eco, che comunque provvederà, grazie alla collaborazione di Villa Bracci, a igienizzarle per poi poterle dare al prossimo cittadino, alla prossima associazione che ne farà richiesta. E quindi così si toglie davvero la produzione di quei rifiuti, di quei prodotti monouso che rappresentano comunque un danno poi per l'ambiente e per la sostenibilità, ecco, che vogliamo promuovere con tutte le azioni che stiamo portando avanti. Ma praticamente come funziona? Se io volessi usare questo servizio, che cosa devo fare e dove devo andare? Deve andare sul sito del Comune di Firenze, sulla rete civica, sul sito dell'ambiente, compilare il modulo per fare richiesta di un tot numero di stoviglie che saranno necessarie per la festa, per la manifestazione che si vuole promuovere, e concordando una data e un'ora con lo sportello Eco Eco potrà andare a ritirarle alla Villa Bracci e poi le riporterà sempre a Villa Bracci dopo averne fatto uso. Lì verranno tutte correttamente igienizzate. Per tutti i cittadini, associazioni, quindi questo è un nuovo servizio che speriamo possa poi essere replicato anche da altre realtà, vogliamo dare l'esempio. Quindi si parte con 200 stoviglie, con un set di 200 coperti, però siamo sicuri che dando noi questo esempio, dando questo servizio, perché un servizio è, ecco, poi anche altre associazioni, altre realtà possano fare lo stesso. Dobbiamo abituarci a produrre meno rifiuti e infatti contestualmente a questa iniziativa partirà di nuovo la campagna degli ecoconsigli che abbiamo promosso con Lega Ambiente e con altre associazioni, proprio per sensibilizzare i cittadini su comportamenti più sostenibili. E anche all'interno della pubblica amministrazione stiamo via via portando delle modifiche, come ad esempio alla direzione ambiente stiamo utilizzando adesso delle tazzine in ceramica anziché i bicchierini di plastica per il caffè. Ecco, questo piano piano arriverà in tutte le direzioni ed è un altro gesto che va verso l'eliminazione dei rifiuti. E ora parliamo del Maggio Musicale Fiorentino, la stagione al via dal 30 di agosto e il festival da aprile 2021. Vediamo i dettagli del programma nel servizio.
11 mesi di programmazione da fine agosto 2020 a fine luglio 2021 per portare in scena, dopo il lungo silenzio per l'emergenza sanitaria, oltre 160 giornate di spettacolo con maestri come Zubin Mehta, direttore onorario a vita del Maggio, l'ex direttore musicale Riccardo Muti e l'eccezionale presenza di James Levine. È quanto presentato dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che ha annunciato l'83esima edizione del festival dal 24 aprile 2021 al 30 luglio. L'attività artistica del Teatro Lirico Fiorentino riparte il 30 e 31 agosto con un omaggio alle vittime della pandemia, con due esecuzioni della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi in Piazza della Signoria a Firenze, dirette da Zubin Mehta. Nel complesso, gli 11 mesi di programmazione propongono 16 titoli d'opera, di cui 12 nuovi allestimenti, più di 40 concerti sinfonici, 5 opere per ragazzi, numerosi recital concertistici e di canto, un balletto e le tournée in Italia e all'estero. A salire sul podio, tra gli altri, ci sono anche Marco Armiliato, Christoph Eschenbach, Adam Fischer e Daniele Gatti, tra le voci Carmela Remigio, Krasimira Stoyanova, Sonia Ionceva, Placido Domingo e Francesco Meli, tra i recital quelli di Michael Barenboim, Maurizio Pollini e Frank Peter Zimmermann. Mehta conterà numerose presenze dirigendo Otello, Così fan tutte, La forza del destino, le sinfonie di Beethoven, il ciclo Schubert e un ciclo Brahms. Mehta dirigerà 32 serate e per i suoi 50 anni di carriera a Firenze sarà fatto un concerto nel Salone dei 500. Ora andiamo a Grosseto, c'è stato il cambio di comandante al quarto stormo caccia, come ci spiega Carlo Sestini. Passaggio di consegne al quarto stormo di Grosseto. Il generale Urbano Floreani ha lasciato l'incarico al colonnello Eros Zaniboni, alla presenza del generale Francesco Vestito, comandante delle forze da combattimento. Una cerimonia ristretta con i familiari e con lo stormo rappresentato da un plotone contenuto, così come si confà ai tempi del Covid. Un grande onore per me. Conoscevo il reparto per... La sua storia e sono anche passato di qua nelle mie precedenti esperienze per addestrarmi, e a partire da oggi sarò in prima linea nel dare il massimo del mio contributo alla missione dello stormo, a supportare il personale e per il raggiungimento degli obiettivi dell'aeronautica militare. Un legame forte quello tra Grosseto e il suo stormo. E questo è un grosso fattore positivo che ci permette di convivere in serenità con tutta la cittadinanza, di mantenere ottimi rapporti e ottime collaborazioni, che sicuramente continueremo anche in questi 2 anni a venire. Emozionato, il generale Floreani ha ringraziato la Maremma, le istituzioni, ma cosa ha significato per lui il quarto stormo? L'orgoglio e il privilegio di aver avuto la possibilità di servire gli uomini e le donne del quarto stormo è un qualcosa che difficilmente si riesce a decodificare in parole. È stato un impegno costante, continuo, in un momento di difficoltà. Le pagine di storia meno impolverate sono quelle che si scrivono in difficoltà, così come le fotografie. E noi quest'anno in questi 2 anni ne abbiamo scattate tante, ne abbiamo scritte parecchie. Lascio qui in questa splendida terra di Maremma un pezzo di cuore, qui io sono nato operativamente e adesso termina la mia carriera operativa. Grosseto è cresciuta con l'aeroporto, l'aeroporto è cresciuto, lo stormo è cresciuto con la città. E questa simbiosi si vive tutti i giorni, e anche per questo un filo di amarezza, e spero che questo mio messaggio di saluto arrivi proprio alla popolazione, che purtroppo oggi è alle cariche istituzionali che non sono potute essere qui, ma il quale, devo dire, con il quale abbiamo cresciuto più che un rapporto di vicinanza. Vediamo a Grosseto, dove è stata annullata la processione per le celebrazioni di San Lorenzo. Vediamo. Verso San Lorenzo 2020 non ci sarà quest'anno la processione, ma resta il senso profondo della festa per riscoprire proprio attraverso il suo patrono anche il senso dell'identità di una comunità. Senza processione ma con San Lorenzo, questo sempre, perché se quest'anno, proprio perché siamo dentro la storia, in questo momento il Covid ci ha imposto direi questo
questa potatura, questo sacrificio, però questa è un'occasione, come lo è stato e per tante situazioni e continua ad esserlo questa pandemia, di riflessione, di riscoperta anche di certe relazioni più intense all'interno di noi, nelle nostre famiglie, e così vogliamo che, ci auguriamo che lo sia la celebrazione della festa. Che cosa ci sarà di particolare? Bene, prima di tutto un momento di preghiera ugualmente in cattedrale alle 21 il giorno 9 e poi la messa solenne il giorno 10 a cui partecipa il sindaco offrendo il cero come ogni anno. Sarà preparato qualcosa di piccolo, di semplice da far arrivare a tutti e nelle famiglie come occasione un po' e di riflessione e di preghiera, dato che quella grande sera dietro a San Lorenzo non sarà possibile. Non dietro alla statua, ma direi dietro ai valori che questo giovane ha vissuto. Tutte le normative anti-Covid, l'organizzazione di questi momenti è stato reso molto più complicato e complesso, però abbiamo mantenuto vive quelli che erano gli aspetti fondamentali della Santa Messa, della consegna del Grifone d'Oro, in forme naturalmente diverse, della raccolta di San Lorenzo e di tutto ciò che è possibile fare in maniera collaterale. Io credo che quest'anno vanno vissuti i momenti delle festività lorenziane in maniera ancora più profonda rispetto al passato. Bisogna entrare di più nel significato che queste rappresentano, in cosa significa il nostro patrono, in cosa significa il riconoscimento del Grifone d'Oro. Entrare in profondo vuol dire capirne il significato e porsi la domanda: come mai viene consegnato il Grifone d'Oro, come mai festeggiamo il Santo Patrono. Serata di beneficenza domani sera all'agriturismo I Vitigi sulle colline fiorentine, organizzata da Mastro Cacciaio. Ci sarà una raccolta fondi per la Fondazione Tommasino Baciotti, una serata con degustazione di formaggi e salumi con l'accompagnamento di Alvaro Parenti, detto Padellina, che reciterà due canti della Divina Commedia. E per ora è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci.